ritrovati a Competere Professione Giornalista, la rubrica di Competere Journal che risponde ad una domanda: come si svolge la professione giornalistica? Ospite della rubrica è il giornalista Giuseppe De Silva. Benvenuto. Grazie, ben trovata. Oggi parliamo di formazione. Cosa sono i crediti formativi professionali e come è possibile acquisirli? Dal 2014 c'è l'obbligo di formarsi continuativamente per i giornalisti. I crediti formativi sono dei punteggi che vengono acquisiti dal giornalista che si forma attraverso specifici corsi. Questi punteggi servono appunto a raggiungere un certo numero di crediti annuali, perché il percorso di formazione è triennale. Quanti crediti bisogna maturare nel triennio? Nel triennio bisogna maturare 60 crediti. 20 devono essere di deontologia, quindi con argomenti specifici sui comportamenti peculiari della professione giornalistica. Chi è tenuto alla formazione? Per esempio, un praticante è tenuto obbligatoriamente a formarsi? Ma il praticante, appunto perché sta svolgendo l'attività di praticantato, per quel periodo è in qualche modo esentato, perché si sta preparando per l'esame professionale. Dovrà formarsi ovviamente in seguito per aggiornarsi professionalmente, quindi dopo aver fatto l'esame professionale farà un anno di lavoro nell'ambito appunto della sua redazione, dopodiché avrà l'obbligo anche lui di formarsi come tutti quanti gli altri iscritti all'albo dei giornalisti. Come ogni settimana, la parola della professione. La parola di oggi è SIGEF. SIGEF è il termine con il quale viene indicata la piattaforma attraverso la quale si gestiscono i crediti formativi e si può avere l'iscrizione ai corsi di formazione. Ricordiamo un po' il funzionamento della piattaforma. Il giornalista può iscriversi al SIGEF attraverso un account con la propria posta elettronica e qui può accedere ai servizi di SIGEF, i quali sono in pratica l'elenco di tutti i corsi ai quali il giornalista può iscriversi, che sono corsi che vengono gestiti ovviamente dagli organi regionali di appartenenza del giornalista stesso. Il giornalista può scegliere dei corsi attraverso la piattaforma, si iscrive, riceve un documento di iscrizione, sempre in via telematica, che poi servirà nel momento in cui andrà a presentarsi al corso di formazione che ha scelto. Successivamente, una volta attestata la presenza, ci sarà un riconoscimento attraverso un attestato che arriva sempre automaticamente nella posta elettronica grazie ai servizi della SIGEF. Nicoletta, consentimi di fare un piccolo, diciamo così, corollario a quanto stiamo dicendo. La formazione, l'abbiamo già detto, è fondamentale perché il giornalista deve continuare a crescere nella sua attività professionale. L'Ordine dei giornalisti della Campania, quindi il Consiglio regionale della Campania, ha organizzato una miriade di corsi, siamo nel secondo triennio, e sono tutti corsi gratuiti. Questo va a merito del nostro Consiglio dell'Ordine, del nostro Presidente Ottavio Lucarelli, e di quanti, del Vicepresidente Mimmo Falco, e di quanti hanno voluto organizzare dei corsi di formazione che sono assolutamente gratuiti per tutti i giornalisti. La formazione può essere anche attraverso una piattaforma telematica a venire a casa, quindi ci si collega con dei corsi di formazione che possono essere recepiti dal PC. Ma va da sé che sarebbe molto meglio frequentare i corsi di formazione, diciamo, de visu, perché ci si incontra, ci si scambia delle opinioni sulla formazione e anche sulla professione, quindi è anche un sistema per stare aggiornati e stare sul pezzo. Il nostro ordine, appunto, quello regionale, è al secondo triennio e per il secondo triennio abbiamo corsi di formazione gratuiti. Aggiungiamo anche che nell'ambito della formazione il giornalista che sta per fare il percorso, appunto, per avviarsi alla professione, può anche iscriversi all'università e quindi fare, ad esempio, scienze della comunicazione e attraverso scienze della comunicazione acquisire il titolo di giornalista professionista. Basta andare in una delle università che hanno questo tipo di, diciamo, di facoltà. Quindi questo è un po' il percorso per chiudere anche il ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta sull'accesso alla professione. Completiamo il ragionamento dicendo: la formazione è fondamentale affinché ci sia un aggiornamento costante dei giornalisti. Lo prevede la legge, lo dobbiamo fare. Ringrazio Giuseppe De Silva e arrivederci.